Qua di registrazione, ok, 29. Eccoci, buonasera a tutti e a tutte. Io sono il Dottor Max che vi parla da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Allora, stasera, naturalmente è mercoledì, quindi parliamo del piano B e piano C. Qualcosa si sta muovendo all'orizzonte. Perché negli ultimi, diciamo, 2 settimane ho, diciamo, avuto, mi sembra, 2 o 3 conferme. Per fare la settimana investigativa qui in Tanzania e poi a Zanzibar. Sei sparito, Massimo. Mi sentite adesso? Bene, allora, dicevo, stasera non ho preparato niente e quindi ecco, vi chiedo un po' di aiuto nel mettere insieme questa trasmissione che, intendiamoci, non necessariamente deve essere di un'ora e più. Tante volte la trasmissione che può fare una mezz'ora, tanto ormai i video, gli interventi che ho fatto sono talmente tanti che se uno vuole prendere tutte le informazioni, insomma, di cui abbiamo parlato, va sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube e si vede tutti i video della playlist del piano B e piano C, quindi sono tutti lì. Avete voglia, poi le cose grosso modo sono sempre le stesse. Io sto andando avanti con la selezione dei terreni. Come ho detto anche la volta scorsa, purtroppo la situazione è abbastanza ingarbugliata, però io cercherò di fare il possibile per sgarbugliarla. Tanto io, se non mi metto nei casini, non sono, no, non sono io. Cerco sempre di fare le cose che non fanno gli altri e qualche volta è un po' più difficile. Allora, c'è qualcuno che ha delle domande? Ieri sera ho fatto un video con Ubaldo Croce, a cui faceva riferimento prima Erika, naturalmente saluto tutti. È stato un video che io ho intitolato Aforismi e personalità, come l'ho scritto, mentalità, in cui io ho letto degli aforismi, sapete, di quelle cose che si mettono su, postano su Facebook, no? Social media, che possono essere dei proverbi, possono essere delle dichiarazioni soprattutto di personaggi importanti. Ora io non è possibile verificare tutte queste cose, quelle un pochino più credibili le ho selezionate e le ho fatte vedere, no? Perché sono cose anche curiose. Io ho ripetuto anche nel libro, ho detto anche nel libro che i proverbi, come i segni e i motti importanti, i modi di dire, non mentono mai. Queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola, ma naturalmente si guardano bene da menzionarle. Ho parlato poi anche dei gesuiti in maniera abbastanza estesa, perché adesso sto leggendo un libro del 1816 molto interessante, e leggendo quel libro lì si capirebbe tutto, eh. È in inglese, purtroppo, non so quanti magari avranno voglia di leggerlo. Sono anche 2 volumi, sono più di quasi 1.000 pagine, immaginate. Non è che leggo tutto, 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 eh. E do una scorsa veloce così alle cose più importanti, poi spero insomma, di sintetizzare nella maniera corretta. E da questo libro si evince, per esempio, che la Costituzione dei Gesuiti li mette in una situazione per cui loro non devono rendere conto a niente, a nessuno, eh? Non c'è praticamente una Costituzione al mondo che li può condannare, anche quando li beccano sul fatto, perché poi loro sono religiosi, dicono che hanno, sapete, si rifugiano dietro al discorso spirituale e così fanno quello che vogliono. E così come fanno molti, molti iniziati, quasi tutti gli iniziati, fanno un pochino quello che vogliono, perché sono super protetti, no? Dobbiamo aver capito bene che si vive in una democrazia piramidale, quantomeno. Ora io non voglio star a parlare troppo ai gesuiti, se no si mette a parlare ai gesuiti, fa la puntata sui gesuiti.
Però ve l'ho detto perché sul mio canale trovate anche questo intervento, assieme ad altri abbastanza, credo, interessanti, nei quali, per esempio, io collego la simbologia col nazionalsocialismo, oppure la simbologia col movimento fascista, perché i simboli non mentono mai, eh. Se dietro all'intervento di Adolf Hitler c'è un particolare tipo di immagine, qualche sospetto deve venire, perché se quell'immagine lì non è lì a caso, eh. Ecco, bisogna capire che il caso in questo caso qui non c'è. Poi negli interventi precedenti, per esempio sabato, abbiamo parlato in maniera abbastanza estesa, questo sabato e il sabato precedente, con Walter Manca, che mi ha dato una mano, no? Per cercare di capire quello che sta succedendo nel settore bancario, e la situazione è abbastanza critica. Ci stiamo avvicinando in maniera, se credo, abbastanza veloce al grande reset. Difficile capire quando succederà, però rimane il discorso di diversificare l'investimento, o scusate, il cash che avete in banca. Soprattutto mi riferisco a Giancarlo, perché gli altri amici, grosso modo, mi conoscono già abbastanza bene. L'idea è quella di dire: beh, se crolla tutto, come è successo ai clienti della Silicon Valley Bank e della Signature Bank e anche First National Bank, di cui non parla nessuno, ma è fallita anche quella, e altre 7-8 banche, secondo Bloomberg, falliranno a breve. In oro, che è l'unica cosa in questo momento, l'oro è ancora se è apprezzato, però è sempre, il prezzo è sempre buono, perché tanto è tutto relativo, no? Tutto relativo, tanto il trend dell'oro sarà quello verso l'alto, comunque sia. Da sempre è stato così, magari un anno o due fa va perde, però poi riprende bene. E poi abbiamo analizzato anche la situazione della Swiss Bank, banca che è stata salvata praticamente dal governo svizzero, no? Che ovviamente, parlando di banche, per loro è come un tabù, se fallisce si sparano tutti un colpo in testa, no? Hanno rischiato di perdere la faccia, e quindi la UBS ha assorbito la Swiss Bank. C'è stato solo un problema, che facendo questo merging, questa acquisizione, il gruppo ha ottenuto più del 50%. Questa operazione ovviamente è illegale, perché non hanno nemmeno consultato l'antitrust. Quindi, naturalmente, queste cose le dico io, ma non le dirà mai nessuno. In effetti, non so come gestiranno questa cosa. No, queste situazioni che si creano d'emergenza, e come vedete, devono essere poi anche gestite in quella maniera lì. Perché questa operazione che hanno fatto, l'antitrust l'avrebbe sicuramente rigettata. Poi ho fatto notare ancora un'altra cosa, siccome si parla anche di finanza, di moneta, no? Nel piano B, perché fa tutto parte, per bene o male, dello stesso calderone. Perché uno poi mette insieme un piano B e un piano C? Mette insieme, invece, perché la situazione è quella che è. Ho poi fatto notare che l'oro negli ultimi 20 anni ha praticamente fatto 5 volte. Qual è il prodotto finanziario che ha fatto 5 20 anni? Non esiste nessuno. Io non sento niente, sono l'unico? No, no, non sei l'unico. Normale. È uscito.
Secondo me il problema sta nella registrazione. Finché parlava all'inizio senza registrare si sentiva bene tutto. Appena attaccato per fare la registrazione, ecco, va a singhiozzo o non si sente niente. Ed è così tutte le volte. Sì, è vero, però io ho visto che quando la fa sabato, ad esempio, per quanto riguarda il discorso dell'oro, fa sempre la registrazione, però fila liscio, non riesco a capire perché. Comunque, se qualcuno di voi ha delle domande su Zanzibar, potete farle a me, che io ci vivo. Ecco, allora io oggi guardavo alla tassazione. Se uno pensa di andare a vivere lì vivendo di rendita, praticamente non dovrebbe pagare tasse, giusto? Esatto, non paghi nulla. Quindi se uno Zero. è pensionato non paga niente. Se uno, per esempio, ha investito in oro e ogni tanto mobilita qualcosa per campare, non paga niente, giusto? Esattamente, sta praticamente come faccio io, nel senso che io non sono, cioè non percepisco una pensione, non sono ancora pensionato, però ho il visto da pensionato. Se tu hai un qualcosa che ti può garantire di vivere, stai tranquillo, cioè qui il costo della vita è molto basso, tasse non ne hai, Io avevo basta. del capitale, l'ho buttato tutto nei Bitcoin. Sto aspettando un paio d'anni, dopo mi va su, disinvesto e poi scappo dall'Italia. O Caraibi o lì anche a Zanzibar non sarebbe male. Però ho visto che lì a Zanzibar, per ottenere la residenza. Ma io ci ho messo 3 giorni, cioè, se la fai con Massimo, la fai in 3 giorni, hai la residenza, cioè il visto la residenza. E quindi dopo si può vivere tranquillamente 6 mesi, 12 mesi, 2 anni senza problemi. Due anni, poi la rinnovi, non è un problema. Oggi leggevo per quanto riguarda la tassazione, sono considerati non residenti quelli che non sono vissuti in Tanzania per 2 anni nel corso di tutta la vita, diciamo. Dopodiché scattano certi obblighi, giusto? Non mi risulta. Cosa intendi per certi obblighi, scusa? Per quanto riguarda il fisco, perché se vai a vivere in Tanzania devi dimostrare come fai a vivere, immagino, vorranno saperlo, perché se hai Allora, dei redditi, sì, allora, anche prodotti io all'estero, sono per ottenere sicuro il visto da pensionato, ho dovuto comunque dimostrare che ho un certo quantitativo di denaro che mi può garantire la vita almeno per 2 anni, perché il visto che ho da pensionato dura 2 anni. quindi E se tu gli dimostri questo, loro non interessa quella lì nient'altro. è già tassata in Italia, per cui non te la tassano più in Tanzania, giusto? Esatto, io adesso comunque tra poco Perché farò anche sembra che ci sia l'iscrizione all'AIRE. non ci sia la doppia imposizione, perché hanno firmato la Tanzania e l'Italia sono fra i paesi che concordano per evitare la doppia tassazione, giusto? Sì, ma penso che con tutti, nel senso che tu una volta poi che ti registri con l'AIRE, che è l'Associazione Italiana Italiani all'estero, tu il tuo domicilio fiscale diventa nel paese in cui hai la residenza, nel mio caso qui in Tanzania, Zanzibar. Certo. E per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, conviene fare un'assicurazione, Sì, ti giusto? conviene fare un'assistenza sanitaria a pagamento, un'assicurazione a pagamento. Abbastanza valido, in modo che dopo uno può anche rinunciare all'INPS italiana, che ti fa risparmiare, mi sembra, un 23%, Nel giusto? Se la momento vai a prendere con la in cui ti pensione. iscrivi, nel momento in cui ti, sì, nel momento in cui tu ti iscrivi all'AIRE, non sei più sotto, diciamo, sotto la sanità italiana. Ho Quindi, per capito. forza, se vuoi continuare ad avere un'assistenza, ti fai un'assicurazione privata. Io per il momento non l'ho ancora fatta, la farò. Per quanto riguarda la disiscrizione, cioè l'iscrizione all'AIRE, è irreversibile, cioè non puoi più dopo ottenere la cittadinanza italiana? Come funziona?
No, 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 scusa, la cittadinanza italiana è un'altra cosa. L'iscrizione all'AIRE serve soltanto per dire allo Stato italiano: io non ti pago le tasse perché adesso risiedo da un'altra parte. Fine. Se tu ritorni in Italia, fai l'inverso, ti riscrivi al tuo comune e fine, cioè non è che No, ho cambia capito. niente. Ovviamente, fin tanto che sei iscritto all'AIRE, non hai più l'assistenza sanitaria in Italia, cioè se io mi faccio male e mi sono Esatto, all'estero, non posso andare in Italia, ma neanche non devo paghi, pagarti. ma neanche non sei soggetto a pagare tasse all'Italia, Sì, questo ho voglio capito. dire. Sì. No, questo non lo sapevo. E quindi non sei soggetto a qualche minchiata che gli gira la sanità italiana, tipo vaccinazione obbligatoria ai 50 anni, eccetera, te ne fotti perché no, non fai Certo. parte. In Tanzania adesso non si parla, prima si parlava poco di coronavirus, adesso non se ne parla per niente, immagino. Penso che sia nel dimenticatoio più proprio profondo. Cioè, Quindi si può arrivare anche senza dover fare tamponi o altre cose? mi sembra che adesso sì, non sia più necessario. Comunque, ho visto un turista che aveva la mascherina 2 settimane fa a Stone Town, ma cioè, penso che non sia stato proprio un caso, non ho visti altri. Gente Scusa che magari Carlo, rimane. Sì, dimmi. adesso c'è nell'America Latina c'è Sì. questo nuovo virus, questa influenza, malattia che si chiama Chikungunya, qualcosa del genere, e lo chiedo anche lì. No, cioè, non so niente di questa cosa qua. Sapevo che stavano tentando di introdurre l'aviaria in Italia per far presa ancora con i vaccini, ma di questa roba qui non so niente. Cioè, boh. Ho sentito dire che in Paraguay c'è molta gente ammalata di questa influenza, che ha un nome strano, no, adesso non lo so ripetere, dovrei andare a fare le ricerche, e comunque in Paraguay c'è parecchia gente con questa malattia. È un'influenza, molto forte, e in più i soliti sintomi dell'influenza dà la possibilità che compaiano degli edemi su tutto il corpo. Emorragie interne, Non praticamente. so assolutamente niente, però mi suona Bene. strano che adesso ci sia questa cosa, quindi o è qualcosa che è stata importata o qualcosa che hanno fatto, fanno scoppiare apposta per sappiamo cosa. Sì, può darsi, sì. Cioè, potrebbe essere anche quella che paventa che è Bill Gates, che sta gufando, che sta dicendo che sta arrivando qualcosa di grosso, di più cattivo, bla bla bla. Boh. Sì, può essere. Comunque qua non c'è assolutamente zero, ma neanche non se ne parla. Qua ti dimentichi proprio di quello che è stato. Sogno. Sì, il problema è che io guardo i social e quindi ritorni con la mente alla situazione attuale che c'è in Occidente, però se non guardassi i social, cioè qua è come era prima, nel senso, boh, la vita è come sempre. Però penso che non dobbiamo dimenticare, perché è stata un'esperienza, almeno secondo me, che ci ha fatto anche capire in che mani siamo e che cosa stiamo vivendo veramente e quali sono le persone serie che ci governano e quali sono le persone non serie che comunque sono al governo. Ecco, è Non stata una penso ci cosa. siano, non penso ci siano persone serie che governano, secondo me. Dubito, altrimenti non sarebbero in quel posto lì. Cioè, Hai ragione, ma io speravo almeno su, non so, sono 600 mi pare lì a Roma, no? Speravo che almeno uno, non lo so, almeno uno. Beh, sì, ce n'è una, mi ricordo, la Sara Cunial era abbastanza seria, secondo me, poi non so. Secondo me fa parte del gioco, ma proprio sì. Cioè io la considero uno dei gatekeeper.
non so cosa siano i gatekeep. Comunque dubito che sia una persona pulita. Se lo è per scopi suoi personali, ma io penso che comunque faccia parte del gioco, che faccia la parte del sergente buono, sergente cattivo, quindi no, dubito proprio. Ho Infatti, capito. è giusto, bravo. Ha detto di andare a votare chiunque, basta che si andasse a votare la signorina Ah, Kim Jong. bravo, Cosa bravo. mi puzza? Esatto. Anche paragone con la gente là, per carità. Oh, figurati. Paragone anche sicuramente. Cioè, lui ha il suo sito, riporta tutta la controinformazione, però se quel sito lì è ancora lì ed è ancora visibile ed ha visibilità, ne ha parecchio visto, e significa che, che qualcuno lo paracula. Protegge. Sto combattendo con le zanzare a Zanzibar. Fa anche rima. Io l'ho soprannominato Zanzibar, il bar delle zanzare, perché proprio qui, almeno a casa mia, ce ne sono un casino. Ho acceso un vulcano che mi è stato dato e non so, si appoggiano sopra le zanzare per riposarsi, quindi boh. Non so a cosa serva, secondo me è più un incenso che un vulcano. Sono le zanzare tigre. Esatto, ci sono le tigre qui, secondo me le hanno importate i turisti, perché quelle normali non le vedo quasi più, che tra l'altro io so che la zanzara che trasmette la malaria è la zanzara, quella classica, diciamo, non la tigre. No, è l'anofele, la zanzara anofele che trasmette la malaria. Ma sono tipo quelle zanzare classiche, grandi, non le zanzare tigre che sono piccolissime. Sì, vero, sì. E qua invece da me ci sono solo quelle piccole, sono cattivissime, proprio cattive. Passerà. Cioè, Massimo è sparito, è andato a casa. Si sente più. Ci ha abbandonati, siamo orfani. Avrà finito il credito, non lo so. Ma non ho capito una cosa. Allora, si chiede la residenza in Tanzania, a Zanzibar, e Sì. poi uno va dove vuole, perché ha la residenza per 2 anni, non ha l'obbligo di stare lì, come in Albania, che No, devi no, 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 stare. attenzione, attenzione, la residenza è una cosa, il visto è un'altra cosa, sono due cose diverse. Sì, lo so, ma io sto parlando di residenza. La residenza, non è che la residenza ti dura 2 anni, la residenza ce l'hai finché stai qua. Cioè. Ah, no, allora ho capito male. Inizialmente è il visto per 2 anni. Il visto per 2 anni, sì, esatto. Il visto è per 2 anni quello da pensionato, che dopo lo rinnovi, se decidi di stare qua ancora, lo rinnovi. E penso sia abbastanza facile, non ci sia tutta la trafila da fare. Perché. Ma Mentre la residenza, se ce l'hai. il visto a un certo punto ti obbligheranno a trasformarlo in residenza, non puoi prendere il visto a vita. Il visto a vita, ma sì, cioè, è ovvio che se tu prendi il visto significa che sei qua e ti dovrai fare la residenza, cioè, non vedo un motivo. Ok, Che senso ok. Sì, una volta ottenuta ha la fare il visto? residenza, Non ho. una volta ottenuta la residenza,
Diceva Massimo che tu non hai l'obbligo di rimanere fisicamente a Zanzibar. È Ah, vero no. questo? No, qui non hai, cioè, non è richiesta, diciamo, la presenza fisica in loco, perché ho visto su altri stati che devi stare almeno, non so, 8, 7, 8 mesi almeno, cioè più di metà anno. Qui no, cioè nel senso che puoi anche farla e te ne torni in Italia, cioè non. Sì. No, beh, in Italia no, per amor di Dio. Sì, Cioè, vai proprio. dove vuoi. Sì. Vai dove vuoi, insomma. Vai in Madagascar, vai in Madagascar. Molto, molto bello, ho visto le fotografie, molto bello. Ma anche il Senegal non è male, eh? Cioè, se mi parli di natura, penso che sia bello, ma come situazione politica, è abbastanza instabile quelle parti là, eh. E E poi c'è il poi franco quelli. francese, loro hanno la moneta francese, quindi dipendono dalla Francia, no? La loro moneta non è sovrana. Sì, hanno il franco, sì. Ma il problema è che con la gente lì, cioè con quegli stati lì, veramente quelli li compri con un casco di banane, secondo me, eh? Cioè, boh. Ma la situazione politica è instabile, leggevo su internet, è Ah, vedi? instabile. E poi non ho bisogno di leggerlo su internet, che loro hanno una moneta che dipende dal franco francese, non mi ricordo come si chiama la loro moneta, ma dipende dal franco francese, quindi già questo. Poi, non so, una cosa strana, ho fatto delle ricerche sul periodo pandemico. E non ho mai trovato scritto che c'era un obbligo vaccinale, eppure c'è scritto che su 18 milioni di abitanti del Senegal sono stati fatti 6 milioni di vaccini. Ma era obbligatorio o non era obbligatorio? Questo io non l'ho capito dopo Allora, queste. secondo me, da quello che ho visto in giro, qui in Africa non hanno messo il vaccino obbligatorio da nessuna parte, ma proprio zero, non mi risulta. Ma diciamo che il vaccino obbligatorio è stato messo in pochi stati, eh. Penso che l'Italia sia uno dei pochi in cui è stato messo il vaccino obbligatorio. Mi No, sembra la Nuova infatti, Zelanda, ma non oh, c'è. in In Australia, Australia, ok, in Canada probabilmente. sì. E Ma no, in Europa solo l'Italia, no? In Europa solo l'Italia. sì, perché l'Austria alla fine c'era l'Austria, ma poi alla fine non hanno fatto niente. Germania no, in Inghilterra neanche, e in Francia neanche, che sono i più erano quelli più cattivi come noi, e quindi zero. Ma per dirti, il Portogallo non era obbligatorio, però il 99% ha fatto il vaccino, addirittura lo stato di Gibilterra il 100%. E Ma non era pensa. obbligatorio, quindi dipende sempre dai mass media come hanno pompato la cosa, hai capito? Ma La pensa. propaganda. Ma pensa. E già. E già, sì. Sì. Comunque parlavo con un tipo che ho conosciuto qui della Nigeria, che lui è scappato dalla Nigeria perché le truppe di Boko Haram gli hanno sgozzato la famiglia davanti agli occhi e mi raccontava che lì, comunque, anche lì c'è stata gente che si è vaccinata e andava di spontanea volontà, cioè proprio Sì, tranquillamente. certo, ci sono. Come no, ci sono. Ma scusa, perché gli hanno portato la famiglia davanti agli occhi? Cosa ha fatto la sua famiglia? Niente, sai che è Boko Haram? Chi è Boko Haram? Sì, spero. No, non lo so, non conosco la Nigeria. No. Vabbè, vatti a vedere Boko Haram, chi è? Sono dei guerriglieri, capo dei guerriglieri, con la scusa sempre religiosa, che vanno in cerca di cristiani praticamente. E li ammazzano, cioè vanno sulle campagne, sulle fattorie, in giro. Ma perché loro sono musulmani o animisti? Sono. Ah,
sono estremisti musulmani, cioè, estremisti direi quasi ISIS, direi quasi ISIS. È solo da anni comunque che c'è questa storia. Fatti una ricerca di Boko Haram, vedrai di tutti i colori. Ma sai, bisognerebbe fare la ricerca su tutti gli stati africani per vedere come sono messi. Sì, ma Boko Haram è un personaggio, voglio dire, cioè, conosciutissimo. Parliamo come dire Pol Pot, come dire, cioè, gente di quel calibro lì, Non è il banditello del paese, questo voglio dirti, cioè, mi sembra strano che tu non lo conosca, anzi. Ma cosa vuoi, mica vado su internet tutto il giorno, io, cioè, non mi piace nemmeno, faccio solo le cose interessanti e basta, non sono il tipo che sta... No. Ma mi ricordo che comunque c'erano anche... articoli pubblicati su giornali nostrani, parlo in Italia, di Boko Haram, di azioni che aveva fatto, che aveva preso in ostaggio civili, eccetera, eccetera. C'è parecchia documentazione in merito. Ma tu pensi, Franco, tu pensi che gli italiani possano vivere anche in Tanzania? Sulla costa o un pochino all'interno, oppure l'unica zona sicura è Zanzibar? Ma io sono stato da Massimo nella sua zona, si sta bene, non ho visto particolari. La sua zona è molto vicina a Dar el Salaam, che è la capitale. No, non sarebbe Dar es Salaam la capitale, sarebbe Dodoma la capitale. Diciamo che Dar es Salaam è la città più importante perché è sulla costa, un grosso porto, eccetera, eccetera. Ma sì, lui non è molto distante dalla capitale, è abbastanza vicino, diciamo. È comunque su un villaggio, è una zona periferica. Io poi sono stato anche un po' più in periferia da un suo amico. È bella, niente da dire, ovviamente più ti sposti fuori dal centro abitato che è Dar es Salaam, cioè, vedi più l'Africa, diciamo, questo sì. E più è pericoloso. Ed è pericoloso. Ma non penso che sia pericoloso, cioè, io non ho visto gente cattiva, anzi, insomma, le persone sono abbastanza cordiali. No, non penso sia pericoloso, più che altro, sai, l'unica cosa che penso è che lì, se sei su una casa un po' fuori, ci sono gli animali, insomma, cioè, questo voglio dire. Leoni? No, non dico tanto leoni, perché quelli non penso che siano lì così, però serpenti, roba del genere, sicuramente sì. Anche a Zanzibar, a casa tua ci sono i serpenti? Io non ne ho visti qua, però parlando con un locale qui mi ha detto sì, può capitare, non sono molto frequenti, però può capitare, insomma, cioè, sei in Africa, è normale. Anche velenosi? Diciamo che sono quasi tutti velenosi i serpenti in Africa, sì. Però io non ho sentito nessuno, è come da noi in montagna ci sono le vipere e quindi hai paura di andare in montagna? No, penso. Non sono in montagna, ma sapevo bene quali erano i posti delle vipere, quindi non mi avvicinavo. Vabbè, anche qua da me, cioè io ho il giardino, può capitare, potrebbe anche esserci, io oggi stragirato io nel mio giardino, ma non ho, insomma, sono abbastanza tranquillo, poi può capitare, però... vabbè, gli starò distante, cosa vuoi che ti dica? Mamma mia, sì, certo. Cioè, diciamo che la cosa che mi preoccupa più di tutto qui sono le zanzare, non tanto i serpenti o i ragni o le scolopendre. Cioè, non è che me ne frega più di tanto, sai. E dai, intanto che aspettiamo Massimo, illustraci qualcosa ancora di Zanzibar.
Zanzibar si sta bene perché ti dà l'idea di essere sempre sempre sabato domenica, perché comunque diciamo la città di Stone Town è una città di turismo e quindi la vedi come una città in festa, diciamo, no? Fa caldo, fa parecchio caldo, adesso che è quasi, diciamo, la stagione delle piogge, è anche un po' più umido, quindi è un caldo umido, però c'è sempre un po' di vento, quindi bene o male se tu stai all'ombra si sta veramente bene, sta bene. Per la strada io uso la bicicletta per muovermi e sotto il sole comunque... Cioè, la senti? Nel senso che se fai un po' di chilometri sei come se ti avessero fatto un gavettone. Cosa c'è da dire? Ah sì, qua girano con la guida a sinistra, tipo gli inglesi, quindi bisogna un po' abituarsi. La gente è tranquilla. Per spostarsi con i mezzi pubblici non c'è problema, ci sono i Dala Dala che sono quei pulmini da 20 persone, ne passa uno ogni 2 minuti, quindi non c'è problema. E basta, cosa vuoi che ti dica? Fammi più delle domande. No, non ne ho. Non ne ho. Cibo, se vuoi, qua puoi trovare un po' di tutto. Se cerchi cibo italiano, qualcosa lo trovi, però lo paghi. Quindi, se invece resti sul cibo, diciamo qui, nostrano, costa pochissimo, costa veramente poco. Gli Diciamo spaghetti che. costano il triplo. Ecco, gli spaghetti qua arrivi a pagarli anche 4 euro, un pacchetto da 500 grammi. Se sei amante della pasta, la paghi di più di casa nostra, questo sì. Se no, qui c'è il riso, visto anche c'è il riso integrale, costa pochissimo e non è male. Sì, consumano altri Ascolta, cereali. come frutta e verdura cosa si trova? Frutta e verdura, trovi mango, trovi ananas, banane, ce ne sono i due tipi, banane quelle gialle e quelle rosse, angurie quante ne vuoi, sì, frutta esotica, insomma, la trovi tutta e costa veramente poco. Ci sono anche delle arance che io non pensavo fossero arance perché non ero abituato a vederle così, sono verdi praticamente, però sono arance e sono anche buone. Sono un po' più spartane nel senso che hanno, diciamo, la scorza molto dura, però sono buone. La verdura trovi pomodori, trovi zucchine, trovi melanzane, trovi verze, ho visto un po' di tutto, sì. Cipolle, aglio, peperoncino, quanto ne vuoi. Sì, trovi tutto. Diciamo che per un italiano abituato alla pasta, ecco, quella la paghi. Cioè, diciamo che fai patta prendendo le cose nostrane, quindi ti puoi permettere di prendere anche la pasta, bene o male, insomma. Non è che incida moltissimo sulla spesa del cibo. Però ci sono altri cereali, dicevi che si usa molto il riso? Sì, loro usano molto il riso, quello bianco che a me non piace, fa schifo, l'ho dato ai colombi, perché non tiene la cottura, a loro piace invece. Boh. Però quello integrale invece è buono, è buono. E poi ci sarà il couscous, penso. Boh, io non l'ho visto, però presumo di sì, io non l'ho visto, nel senso che
Probabilmente lo fanno in giro, però non so nella lingua loro come lo chiamano, e quindi nei menu non saprei neanche come identificarlo. Non lo so. Qui fanno molte zuppette. E a mangiare fuori ogni tanto? Sì, ogni tanto sì, quando arriva Massimo sì, vado a mangiare fuori, se no di solito io mangio a casa, preparo a casa, non ho nessun problema, anzi mi piace anche farlo mangiare. Ho visto che fanno parecchie, ci sono parecchie zuppette che fanno loro, che sono buone perché loro usano molto le spezie, quindi hanno questo gusto un po' speziato, esotico, che io non ero abituato, però son buone perché ci sono sia vegetali, oppure loro qui hanno parecchio il pollo, quindi con il pollo, oppure anche con fish, cioè pesce, mettono dentro pezzi di polipo, octopus lo chiamano. Ecco. Bene. Erika, tu cosa dici come alimentazione? Alimentazione perfetta, perché a me la pasta la mangio pochissimo. Allora andresti bene. Qua non trovi molto carne tipo di maiale, perché ovviamente qua sono musulmani, però volendo trovi anche quello. Se proprio non mangio neanche carne. Ecco, allora non hai problemi, nel senso che qua la verdura costa poco, la frutta costa poco, cioè non hai alcun problema. Ti chiedevo prima, per le zanzare, cosa mi porto? Un stick, qualcosa contro le zanzare tigre? Cosa conviene? Io ho visto che funziona molto bene la macchinetta, quella come si chiama, per il vape, no? Hai presente quelle pastigliette lì? Qui non si chiama vape, hanno anche loro le pastigliette, sono dei pezzettini di legno imbevuti di una sostanza che secondo me però funziona, ho visto che con quella stanno alla larga, dormi tranquillo. Eventualmente se vuoi star fuori alla sera, sì, cioè se hai magari tipo dello stick, penso vada anche bene, però se ti muovi non è un problema, il problema è se stai seduto fuori, come nel mio caso adesso che sono seduto fuori, allora ti ronzano attorno. Però se sei in giro a divertirti, no, io non vedo nessuno che si mette roba per zanzare. Grazie. Mi sa che Massimo è stato rapito stasera. Ecco cosa posso dirvi in più. Per fare lavoretti qui in casa, magari, non so, tu quando chiami un muratore o un carpentiere, c'è cioè qualcuno che ti fa roba in legno così, ecco, qua hanno dei tempi che sono qualcosa di allucinante, cioè tu lo chiami, gli dici sì sì, lui dice viene, vengo, vengo, dopo una settimana allora vieni, sì sì, ti ho detto che vengo, ho capito io, cioè, quando, e poi sanno lavorare, però non hanno cura dei particolari, quindi gli devi stare un po' dietro, perché loro non è che guardano tanto la pulizia, quindi magari danno la malta, dopo quello che cade per terra non è che si mettono là a pulire, resta là, quindi devi stare là a te a pulire questa roba qua, i sacchi di cemento ad esempio li prendono e te li buttano in giro per il giardino e non frega niente. Loro è normale, ma comunque ecco, loro sono così su queste robe qua. Hai fatto qualche amicizia o è difficile fare amicizia? Allora, gente italiana sì, però gente del posto, cioè la gente comune, proprio la gente comune, non parla inglese e quindi è un po' difficile dialogare con loro, cioè tu vai magari su quei negozietti che sono a ridosso delle strade principali. Ci sono questi negozietti, questi shopping, questi market, cioè sono baracchini praticamente,
dove trovi la frutta, verdura, ma puoi trovare anche il ferramenta, che ne so, quello che ti vende, roba per la casa, roba così. Ma lì non, difficilmente parlano inglese, quindi tu vai là, vedi cosa ti serve, gli dici quello, paghi, fine, non è che devi fare discorsi filosofici, anche perché non sarei in grado, com'è che faccio a comunicare. Io ho un'app qui che ti traduce simultanea da Swahili in italiano e dall'italiano a Swahili, funziona anche abbastanza bene, però dai, parlare così non è il top, voglio dire. Mentre se vai a Stone Town, le persone che hanno un certo tipo di scolarizzazione, quelle sì, parlano inglese, quindi poi bene o male anche improntare qualche discorso. Ascolta Franco, ma il tuo accento mi sembra veneto, da dove vieni? Padova centro. Mi sembra che possiamo lasciare tra 5 minuti perché non vedo più Max. Max, non lo so, è strano. Strano, non mi aspetta un attimo che guarda se mi hanno dato qualche messaggio magari su WhatsApp, ma non vedo. Non vedo nessun messaggio, strano. Secondo me avrà finito il credito magari dei dati sul telefono, però non sì, so. Va bene, ma chiudiamo e basta, no? Cosa ne dite? Sì, se volete, se avete qualcosa da chiedermi, ma se no possiamo anche chiudere. E tanto grazie delle informazioni, Franco. Niente, figurati. Ma scusa, tu Erika sei già venuta qui, no? No, mai. Devo venire con Elena a fine maggio. Ah, va bene, così ci vediamo, vai. Ok. Sì, il tempo, cosa sarà ancora? Stagione delle piogge? Fine maggio? No, dovrebbe finire giusto lì. Però attenzione, qui lo chiamano stagione delle piogge, però non è che piove tutti i giorni o... Cioè, la settimana scorsa ha piovuto 2 giorni, quasi tutto il giorno, e poi basta. Oggi non ha piovuto, ieri ha piovuto un'oretta neanche. Quindi, cioè, diciamo che stagione delle piogge, perché più che altro, sì, c'è la possibilità che ogni tanto piova, ma più che altro perché la temperatura si fa un po' più sentire con l'umidità, hai capito? Quindi, se devi venire qua per fare le vacanze, per andare al mare principalmente, magari è meglio un altro periodo, tutto qua, non per altro. Ascolta, io pensavo di portarmi una felpa e una giacchetta leggera, basta, no? Perché tutto il resto è assurdo portarsi. Sì, portati anche i moonboot, cioè, cosa te ne fai la felpa? di sera fa un po' più fresco, ma per l'aereo la felpa, perché in aereo fa più freddo di solito. Perché guarda che neanche, cioè tu dici, magari alla sera fa freschetto, no, mi metto il giubbetto così, ma cioè, non esiste qua, cioè io adesso è sera qua, in aereo sì, perché qua sono le 10 e io sono seduto fuori e sto sudando, cioè non è che, quindi... Penso che la maglietta basta un bagaglio leggerissimo, dai, per una settimana basta un bagaglio leggerissimo. Esatto, quello che serve è che in aereo tengono l'aria condizionata a manetta, negli aeroporti anche, hai capito? Poi tu quando arrivi qua, scendi dall'aereo, cioè, hai un contrasto che è allucinante, quello sì. Parto in braghe corte direttamente allora. Bene, io vi lascio. Ci vediamo il prossimo mercoledì allora.
Dai, ci lasciamo tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a te, Franco. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao.